I timori della vigilia sono stati confermati. Mentre le persone festeggiavano l'arrivo del Capodanno, i valori delle polveri fini e sottili nell'aria sono schizzati alle stelle. La conferma è arrivata dalle centraline di Legambiente che costantemente monitorano PM10 e PM2,5 a Dolmi di Quarrata e Montale. A causare i valori, ci hanno spiegato i responsabili dell'associazione, sono stati fuochi artificiali fatti scoppiare alla mezzanotte. E gli analizzatori hanno messo in evidenza un'alta concentrazione di polveri fini, dei picchi che vanno sopra a delle alte concentrazioni già esistenti. Il resto della giornata com'era andata invece? Nel resto della giornata comunque le polveri fini erano molto alte, in quanto c'è in tutta la zona in questo momento una bassa pressione e una pressione tale che le polveri fini ristagnano continuamente. I dati oltre la media non si sono però limitati al solo Capodanno. Quelli di tutto il mese di dicembre sono stati infatti particolarmente alti. Sia le PM10 e le PM2,5 sono andati fuori dai limiti giornalieri, anche se le polveri fini non hanno le PM2,5 non hanno un limite giornaliero ma un limite annuale. Questo lo dite voi, l'analizzatore dell'ARPAT cosa è emerso invece? L'analizzatore dell'ARPAT è emerso sia che le polveri fini PM2,5 e le PM10 sono andate fuori e si può vedere dalle loro analisi che mettono su fatte dalla centralina ARPAT di Montale. Problemi che legati alle qualità dell'aria a Capodanno hanno spiegato gli attivisti quarratini di Legambiente sono stati accompagnati anche questa volta da quelli tristemente noti legati alla sporcizia lasciata in strada e ai problemi per gli animali. Il cane, un gatto, un meo che sono abituati di beneficiare, neanche uscire fuori per fare i propri bisogni, con le bestie neanche, ho visto tutte impaurite fino alla mattina. E oltre appunto alle polveri sottili, come diceva Daniele, c'è anche il brutto di vedere lo sporco per terra. Sembravano queste scatole dove appunto hanno fatto botti, cartoni grandissime, e oltre hanno rovinato anche il parchetto qui vicino qui, insomma, ai Ronchi. È un parco pubblico che è stato rovinato appunto da persone incivili.